Ciao, l'ho già fatto vedere in un video della collana lavorativa, quella che si chiama Giallo 108, il mio canale di lavoro, ma visto che anche in questo video c'è, lo faccio vedere anche qua. Questo è il flat. Questo è il flat, era un pupazzo che ha fatto da testimonial non è un'invenzione mia, non c'entro niente col flat. Però l'ho acquisito, nel senso che aveva fatto la testimonial a una campagna pubblicitaria della Levi's e lui stava in una macchina in cui suonava una musica assurda e lui seguiva la musica e poi erano degli spot incredibili, gli spot più belli che io abbia mai visto perché erano intelligenti. Chi non se li ricorda, li vada a cercare un attimo per capire di cosa sto parlando. Spot pubblicitari Levi's e poi c'è Flat, scritto Flat Eric. Era il nome di questo pupazzo con queste gambette smilze, che era protagonista di questi video, ma erano intelligenti perché mi sembra che non parlassero della Levi's, cioè erano della Levi's, ma non parlavano della Levi's. Cioè non mi ricordo se c'era. Forse c'era il marchio da qualche parte negli spot, però non era il solito spot pubblicitario con i jeans, con la fighetta col bel culo. Non... C'era sto qui che praticamente loro facevano una vita in questa metropoli, lui e chi guidava l'auto, che non mi ricordo se era l'inventore stesso degli spot, non ha importanza. E praticamente c'erano delle storielle, cioè ogni spot era una storia diversa, ma fantastica. In uno prendevano in giro i poliziotti, in un altro. Ma guardateli perché valgono la pena. E di cosa ti voglio parlare? Ti voglio parlare delle mostre d'arte. Io fortunatamente ho quasi sempre vissuto a Milano. Che non è una città d'arte, ma è una città che promuove tantissimo l'arte. Nel senso che sì, qui abbiamo qualche attrazione, tipo, non so, cosa abbiamo a Milano? Il Duomo, che per me sinceramente è una cagata. Cioè, sì, un monumento, una cattedrale gotica, però perché dico una cagata? Perché la facciata è stata fatta di recente. Adesso non so in quanti lo sanno, ma la facciata del Duomo è stata fatta nel 1900, cioè non è una cosa del 1300 d'epoca, è una cosa un po' posticcia, un po' rifatta, tant'è vero che avevano fatto un concorso di architettura e aveva vinto il progetto di quella facciata, per cui... Vabbè, cos'altro abbiamo a Milano? Abbiamo un'altra cosa molto visitata che è il castello. Vabbè, castello. Io ne ho visti mille di castelli più belli di quello dello Sforzesco di Milano, non mi dice niente. C'è la torre, c'è il cortile, la corte interna, la seconda corte. Puoi fare i camminamenti, puoi. Non so, non mi ha mai detto castello, non mi ha mai detto niente. E come pure, non so, le regge delle altre capitali che ho visto, come, non so, Schönbrunn a Vienna. Non lo so, non ma mai, anche Versailles, non mi hanno mai detto niente se non l'opulenza, la magnificenza, però non ci ho mai trovato niente di artistico. Poi magari qualcuno dice sei un ignorante perché quel capitello è sto fatto. Vabbè, ok. E poi cosa abbiamo invece? Dentro al castello abbiamo la Pietà Rondanini, una delle pietà di Michelangelo, forse la più... Come dire, la più sofferta, a parte che è incompiuta, la posa poi dei protagonisti della scultura è strana perché sono messi un po' in piedi, un po' così sofferenti. E tu vedi la sofferenza in quell'opera, vedi l'angoscia, vedi il come si dice, il patema d'animo dello scultore che l'ha realizzata e che non l'ha finita, poi non ho mai capito se l'abbia fatto apposta a non finirla o se veramente non avesse fatto in tempo, ma non mi interessa. Anzi, sono
Se scrivete dei commenti, non ditemi com'è andata a finire perché non lo voglio sapere. Pensa che idiota che sono. Cioè, mi pongo un quesito, ma non voglio la risposta. Vaffanculo la risposta. È bello avere dei quesiti perché se hai tutte le risposte, a questo punto non vale più la pena essere curiosi. Tu sei curioso per qualcosa che non conosci. Se lo conosci, hai perso il gioco, hai perso la partita, hai perso tutto. Non ditemi come va a finire. Che coglione. E niente, però ecco, poi a Milano al momento c'è un monumento che non viene molto pubblicizzato, che è l'interno della chiesa di, mi pare che si chiami San Satiro, in via Torino, fatto da Bramante, che ha inventato una cosa che non c'è, lì è stato un grande, specialmente per l'epoca. Non c'era spazio per l'abside, quindi per la parte posteriore, no? Quella dove di solito c'è il coro dietro l'altare, non c'era spazio fisico. Lui si è inventato un abside un decimo più corto, non so quanto, in cui ha ristudiato tutte le prospettive per dare l'illusione ottica che questo abside ci fosse, invece non c'è. C'è un punto speciale in cui tu ti poni a pochi metri dall'ingresso, guardi e tutti i cassettoni, la volta, gli elementi delle quinte seguono una prospettiva falsa per indurti a credere che c'è qualcosa, invece non c'è. Una figata unica. È chiaro che poi ti avvicini e scopri il trucco. È il bello anche quello, vedere, ma guarda te cosa si è inventato questo tizio. Poi vabbè, cosa c'è a Milano? Sì, vabbè, c'è il Cenacolo. Oh, ragazzi, come vi posso dire? Allora, è stato fatto da Leonardo e va bene, ha subito dei danneggiamenti perché era diventato sede, quella sala era diventata sede di tante cose, per cui tutti l'hanno toccato, tutti l'hanno sgraffignato, ha preso umido, si è un po' rovinato. È stato fatto con una tecnica all'avanguardia o sperimentale, però già mentre lo dipingeva c'erano pezzi di intonaco che venivano giù. Adesso io dico una bestemmia, non lo so, a me non dice niente. Cosa volete che vi dica? Cioè, l'idea di questo povero Cristo messo lì dietro una tavola con tutti intorno che guardano, poi si è costruito il mondo intorno a quest'opera. Secondo me, perché di Leonardo, se era di papparappaquà, non se lo cagava nessuno. Non trovo che ci sia niente di. È chiaro, il pensiero che 5 secoli fa, 6 secoli fa, quel che l'è, Leonardo fosse lì in quel momento a dipingere, è un qualcosa che ti fa battere il cuore, ok? Ma è quello. Cioè, se qua avesse, se al posto del Cenacolo ci fosse una scritta che diceva: qui il grande maestro Leonardo ha soggiornato per non so quanto, 20 giorni, un mese, non so, sparo, per dipingere il Cenacolo, per me sarebbe uguale che non vedere il Cenacolo stesso. Sì. Cioè, l'opera in sé, a livello figurativo, non mi sembra. Boh, è una bestemmia, lo so, è una bestemmia. I critici d'arte, a parte che non mi riguarda nessuno questi video, ma se qualcuno dovesse vederli, qualcuno potrebbe dire: ma stai zitto, coglione, cosa dici? Sì, ok. Poi a Milano cosa c'è ancora di notevole? Non ditemi la Madonnina. Sì, un simbolo, è là. È a 108 metri d'altezza e il mio studio si chiama Giallo 108. L'ho scoperto dopo però che era a 108 metri d'altezza. E sono più contento di aver chiamato lo studio Giallo 108 perché la Madonnina è a 108 metri, perché la Madonnina è un simbolo di Milano, quindi avere in qualche modo l'interpretazione non cosciente di un simbolo milanese mi fa piacere. Poi cosa abbiamo? La galleria, vabbè, secondo me non è niente di speciale. Io so che sto dimenticando qualcosa, ma io non ricordo che ci sia. Abbiamo molti musei, abbiamo molte gallerie d'arte, abbiamo. Beh, sì, dai, ecco, che pirla, dimenticavo la Pinacoteca di Brera. Così. Eh beh,
nella Pinacoteca di Brera ci sono opere come il Cristo morto del Bramante, sti cazzi, cioè uno che cambia il punto di vista del Cristo morto e anziché dipingerlo, raffigurarlo come fanno tutti sulla croce, lo raffigura deposto dalla croce su un letto, partendo, mettendo in primo piano i piedi. Poi mi hanno spiegato che c'è tutto un calcolo che lui ha fatto perché prospetticamente la testa doveva essere più piccola e invece lui l'ha ingrandita, altrimenti sarebbe stata in posizione minoritaria, adesso non è la parola giusta, rispetto ai piedi. Va bene, ha fatto tutto un calcolo suo, in effetti si vede che è un po', non so, un po' tozzo, ecco. Però, caspita, qua parliamo di un'altra opera gigantesca, insomma. È Bramante, mica un pirla, eh. Non che Leonardo o Michelangelo siano due pirla, però non so, quest'opera è Bramante, ogni volta che la vedo. E poi, cosa c'è? Ah, abbiamo ancora quell'altra opera che... Mi sembra che sia di Pellizza da Volpedo, che è il quarto stato, si chiama il quarto stato, quello dove tutti i contadini avanzano uno di fianco all'altro come segno di rivolta. Questo è emozionante come quadro. E tra l'altro utilizza quella tecnica del divisionismo, mi sembra, non vorrei dire un'eresia, che se vai a vedere il quadro da vicino ti permette di vedere le pennellate una staccata dall'altra, mentre invece se lo osservi da lontano le pennellate si fondono come i pixel di un televisore, no? Il pixel rosso da vicino, se lo guardi con la lente, lo vedi come un quadratino, mentre da lontano si confonde col verde e con il... Il bello è che ho insegnato colore alle scuole, il blu. Vabbè, sono video privati, dai. E quindi vedendo da lontano delle macchie rosse, verdi e blu, il tuo occhio ricompone un colore intermedio perché rosso, verde e blu non sono dipinti, non sono illuminati al 100%, ma ognuno ha una percentuale sua. Per cui vedi il marrone, vedi il giallo, vedi il verdino, in funzione della quantità di luce che ti viene emanata da questi pixel. E lo stesso i divisionisti che hanno seguito un po' l'opera rivoluzionaria degli impressionisti francesi facevano delle pennellate, magari non a puntini come Seurat si chiamava, scritto Seurat. Che aveva fatto quell'opera di quei tizi che villeggiavano, che campeggiavano, no? Che erano seduti, no? Sabato e domenica lungo il fiume, forse era la Senna, e che lui aveva dipinto a puntini. Anche quello, guardandolo da lontano, sembra una composizione regolare, con delle belle luci, con delle belle ombre, ombre che tra l'altro loro non facevano nere, ma facevano colorate. E questo dava proprio un'impressione strana nell'osservazione. Poi, vedendola da vicino, era tutto a puntini. Quindi, pensa al calcolo che hanno fatto sti tizi di dipingere a puntini, sapendo che dopo, a distanza di 10 metri, tu vedevi una forma unica. Ecco, i divisionisti, ma non voglio fare una lezione d'arte, anzi, sono abbastanza ignorante sul tema. Però, ecco, quest'opera qui del Pellizzi, i divisionisti. Facevano delle pennellate più lunghe, un po' come altre opere del Boccioni, che mi sembra fosse milanese anche lui. Il Boccioni aveva in più l'angoscia della sua sfiga. Ora non me ne vogliono, anche a me piace Boccioni, ma gli ammiratori di Boccioni perché sfiga? Perché. Qui proprio scendo nel banale più provinciale. Tutti i pittori, in quanto tali, o perché erano ammirati
dalla gente o perché avevano fatto qualche soldino e potevano permetterselo, avevano delle modelle che posavano per loro e tante modelle erano delle belle gnocche, cioè chi è che si piglia una modella scorfano? Cioè, poi magari a noi queste modelle non piacciono perché sono un po' in carne e adesso a noi piacciono di più quelle magre o viceversa. Però erano delle belle fighe, insomma, no? E tutti gli artisti hanno avuto delle modelle. Cazzo, il Boccioni era così sfigato, ma proprio così sfigato, un grande artista, così sfigato che come modella aveva sua madre. Ma porca puttana, ma pigliati una cugina piuttosto, un'amica della cugina, possibile che non conoscesse nessuno? Possibile che andando dal panettiere non ti sei mai fermato a dire alla commessa, senti, hai voglia di venire stasera, a posare per me? Io sono un artista e ti faccio un bel dipinto e puoi essere protagonista del mio dipinto. No, secondo me lui non aveva il coraggio di dirlo a nessuno, era uno sfegato. Grande maestro, grande artista, ma adesso il bello è che io sono partito con l'idea, Michael, di fare un video sulle mostre. Poi ho parlato del pupazzo. Sono arrivato a parlare del fatto che Leonardo non sa so fare niente e Boccioni avevano sfigato. Lo so, ma sono confessioni mie e la cosa è morta lì. Adesso però io volevo parlare di un paio di mostre belle che ho visto, ma il tempo è scaduto e quindi per le mostre vi rimando a un altro video. Ciao. Dov'è il tasto qua? Ecco.